Buongiorno a tutti. In questo video volevo accennarvi al video che uscirà più tardi, l'arianesimo. L'arianesimo era il vero cristianesimo, un cristianesimo che era scevro, quindi libero da influenze pagane. Ario diceva la verità. Quando i vescovi ariani al concilio di Nicea dissero, secondo la vera interpretazione del Vangelo di Giovanni, del prologo, vi era un tempo in cui il verbo non c'era, corrisponde a verità. Se infatti diciamo in principio, cosa significa in principio? In principio significa che Gesù, a differenza di Dio, che è eterno, che non ha né origine né fine, Gesù ha avuto un principio. Quindi, anche se eterno, ha avuto un principio. In principio. In principio significa che Gesù è la prima creatura, è stato creato all'origine del tempo, prima che fossero creati i cieli e la terra. Per mezzo di lui tutte le cose furono create. Conosciamo bene il prologo del Vangelo di Giovanni. Sappiamo che i cristiani dopo Nicea hanno modificato quella parte in cui dovevano affermare che la parola era Dio, cioè corrispondeva a Dio Padre. In realtà Giovanni non aveva mai voluto dire questo. Quindi vi era un tempo in cui il verbo non c'era, il verbo fu la prima creatura di Dio, il principe degli angeli, l'arcangelo Michele, credete come volete. Intanto vi era un tempo in cui il verbo non c'era. Quindi anche la dottrina della consustanzialità è profondamente errata. In tal senso, Ario aveva ragione. Quindi più tardi vi farò vedere in un video come la dottrina della consustanzialità in realtà sia sbagliata, come Ario aveva ragione. Non solo, più tardi uscirà un video in cui vi farò vedere le modifiche di Giovanni 1:1 interpretato correttamente in alcune versioni bibliche e nei frammenti copti del IV secolo. Fu modificata per dare ragione all'eresia di Nicea. Quindi la dottrina della consustanzialità è profondamente sbagliata. La vera teoria, la vera dottrina giusta è quella ariana. Quindi Gesù non è della stessa sostanza di Dio. Anche il credo dovrebbe essere cambiato. Il credo di Nicea era profondamente diverso anche dal credo ariano. E più tardi vi farò vedere le differenze, com'è che questo credo, che in fondo si può dire che è un credo eretico, il credo di Nicea, che poi ha dato origine a tutti gli altri credi, lasciamo perdere la controversia del Filioque, su cui poi farò un video a parte, che ha separato Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, ma il credo di Nicea è profondamente sbagliato, perché parte dalla dottrina della consustanzialità di Gesù con il Padre, cosa che non è. Quindi il credo dovrebbe essere formulato in un altro modo, basandosi sulle vere scritture non modificate. Con questo è tutto.